Le ha fatte entrare, non le ha fatte entrare prima perché cercava un po' di, c'era qualche motivo particolare di forma fisica, o li voleva tutelare, oppure perché in qualche modo voleva risparmiarsi questi giocatori? Hanno giocato giocatori altrettanto bravi, poi Morutan e Torregrossa tornavano dalle nazionali, si sono allenati solo un giorno con noi, perciò no, non avevano sicuramente i 90 minuti nelle gambe. Ecco, la motivazione principale è stata quella. Osvaldo Morisco, Cosenza 1 Special. Buonasera mister, era il Cosenza che si aspettava? Sì, sì, ha fatto la sua partita. Sì. In tutta onestà il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, perché abbiamo avuto più occasioni noi, però loro hanno segnato, noi no, e dunque il Cosenza ha vinto e il Pisa ha perso. Il calcio poi è molto più semplice di quello che lo vogliamo fare. Renzo Andropoli, Quotidiano del Sud. Sì, buonasera mister. Io le voglio fare solo i complimenti perché ho visto un Pisa molto molto forte. È mancato il gol, ma è mancato anche perché il Cosenza ha messo molto cuore a difendere questo risultato. Forse ha ragione, il risultato, il Pisa avrebbe anche meritato il pari, però bisogna dare merito al cuore del Cosenza. Comunque complimenti perché ho visto una gran bella squadra. Grazie. Adesso Pippo Gatto, nuovacosenza.com, lo raggiungo subito. Prego. Salve, mister, ho visto tecnicamente il Pisa è un altro pianeta, le devo fare i complimenti anche perché giocava a memoria il primo tempo una squadra quasi perfetta, perché poi ha preso il gol, magari l'imperfezione sta lì. Quello che volevo dire, preso il gol sembra sparire, aver accusato il colpo e poi sparire dal campo. Problema. Abbiamo preso gol negli ultimi minuti del primo tempo e poi era il Cosenza, si difendeva molto stretto, era molto concreto e perciò non era facile trovare gli spiragli. Quando li abbiamo trovati è stato bravo Mikai in 3-4 occasioni a negarci il gol. Ma con 90 meriti del Cosenza o meriti del Noi abbiamo avuto il demerito di accusare troppo così la rete subita, ma va dato merito al Cosenza di essersi difeso bene. Li sono sposato. Michele, scusa, puoi passare il micro? Mister, buonasera. Ecco, analizzando così a caldo, lo so che è un po' difficile, ma dal suo punto di vista in che cosa ha fallito la sua squadra oggi a non riuscire a portare a casa solo le occasioni, diciamo, che è stato bravo Mikai e quindi magari... Secondo me noi la partita l'abbiamo interpretata bene nel primo tempo, perché il Cosenza non era stato mai pericoloso e noi invece avevamo avuto le opportunità per passare in vantaggio. E dopo nel secondo tempo, i primi 20 minuti non li abbiamo fatti bene, perché li abbiamo fatti più di nervoso che non di gioco, di tecnica o di tattica. Poi abbiamo fatto bene tutta la parte finale, avremmo meritato di pareggiare, ma questo conta poco, nel senso che il Cosenza ha vinto, che ha fatto un gol più di noi. Grazie mister, grazie a tutti, grazie buona a voi. Serata. Buonasera.